Eccoci, pronti. Adesso sì. Ok. Quindi credo non si sia sentito nemmeno tutto ciò che abbiamo detto in precedenza, davvero un peccato. Vabbè, non ci sono persi ci, granché, siete... diciamo la verità. No, mi sono persi il lampadario che è, tutta... che è incredibile. Buonasera quindi a tutti i ragazzi di Twitch, da parte di Raffaele Nelli per voi Rosci, Luca Flaminio da regia. Buonasera, benvenuti. Andrea Badolato che non sta facendo segni strani, vi sta salutando. No, no, sto cercando di condividere. Ciao, ciao ragazzi. E Raffaello Morga. Buonasera a tutti. Tentativo, vuoi riuscire vedere un pochettino se riesci a mettere la telecamera in orizzontale? Ti vedi forse più in lungo, proviamo. Facciamo questo tentativo, visto che appunto, come detto, stasera lo spirito è molto liberty, molto free, ma dobbiamo ricordare il motivo principale per la quale siamo qui, perché Raffaele, c'è un motivo principale per la quale siamo qui. Che non lo so nemmeno io. strano. Eccolo, vedi che Andrea è anche molto più... È più chiaro così, perfetto. Allora, il motivo principale è che stasera c'è la prima gara di 8 domeniche consecutive. Voi dite, che gara è? Ma correte alle 23? Non avete mai corso alle 23? No, perché infatti siamo stati invitati dai brasiliani di Liga Online F1 a un campionato appunto tra team, dove ci sono appunto loro, poi team provenienti da Argentina, Cile, insomma, dal Sud America non ne manca praticamente nessuno. Poi ci sono due team colombiani, un team inglese, un team peruviano e poi GPESP che sono... qua la geografia mi dovrà aiutare, credo aspetta. Siano... Aspetta DC, che io ero bravo in geografia, vediamo se... Bravo! Repubblica Dominicana, forse... credo. Forse erano nazioni non ancora costituite, però quando Andrea occhio. Forse sì, esatto. Raffo, tu sei bravo in geografia? Raffo, sei mutato. Sei mutato, è mutato. Stavo dicendo, non faccio geografia da 2 anni, quindi... Male. Oh no. Io l'ultima volta ho fatto geografia c'era la Macedonia. Non lo so se... Repubblica Dominicana. Ma Repubblica Dominicana, GPS, mi sembra veramente un abbreviativo che c'entra, non lo so, c'entra molto, poco, ecco. Lo so. Allora, adesso facciamo una ricerca. Bandiera Repubblica Dominicana. Ho cercato, ma non trovo nulla. Qual è? No, non è Costa Rica, no, non c'entra niente. Anche sì, nome... è quella, Flaminio. Hai indovinato? Ho indovinato. Pazzesco, mettere GPS e poi ricondurla a Dominicana è una cosa pazzesca. Ho visto la bandiera, io l'unico posto che mi ricordavo del centro Sud America che aveva una bandiera che aveva colori blu, bianco, rosso, ho detto, caspita, la Repubblica Dominicana, sono quasi sicuro che Tahiti è rossa, se non mi ricordo male, quindi ho detto... dovrei aver azzeccato, meno male. Quindi non manca nessuno. Non faccio geografia dalle medie, ma va bene. Allora, diciamo che dal loro sito in questo momento manca 1 minuto e mezzo alla diretta. Vedremo se saranno poi anche puntuali. Volendo, intanto chiariamo quelli che saranno i piloti che correranno per noi stasera, perché stasera correranno sì. Matthew, che è uno dei principali concorrenti al titolo in Master League, e il compagno di squadra di uno dei suoi acerrimi rivali, se così vogliamo dire, correrà Alberto Farris, che in Master League è impegnato come compagno di squadra di Smokeman in casa Racing Point. Devo dire, Andre, insomma, che per questa gara di esordio, nonostante i tempi di organizzazione sono stati molto brevi, due nomi l'abbiamo trovati. Cioè, due nomi, due piloti Master, quindi... il livello però che ci si aspetta è un livello abbastanza alto, quindi... ci aspettiamo una gara molto complicata, anche perché noi Australia l'abbiamo fatta un po' di tempo fa. Immagino che chi correrà stasera per altri team sarà più attrezzato. Eh sì, sicuramente magari si preparerà meglio. Intanto dalla chat forse mi hanno fatto notare che il mio microfono era un po' più basso. Magari vediamo un pochettino adesso se siamo riusciti a guadagnare qualcosa. Ci fate sapere, insomma. Tanto noi siamo comunque in attesa del collegamento ufficiale dalla pista, poi rimarremo qui a tifare insieme, quindi venite anche in stanza, è aperta a tutti i ragazzi del sito, è aperta, è un po' come quando ti riunisci, oh ragazzi, allora stasera ci incontriamo da me, partitina 20:30, prendo una pizza, la pizza non ce l'abbiamo, però diciamo,
Alcolici neanche, perché Bernie ha detto che insomma bisogna pensare prima di bere, e quindi bisogna anche rispettare il coprifuoco. Rispettare il coprifuoco, infatti l'orario non è solo per il fuso orario ma per il coprifuoco, no, e no, quindi sì. Chiaramente io non vorrei essere crudele, ma visto il solito lockdown ho l'impasto di là che sta lievitando, quindi no. Mi metterà tutta la notte, però è lì, quindi beh, effettivamente sì, l'impasto ci sta tutto. E anche perché no, tra l'altro spero, no la sensazione è che non finiscano di nuovo le scorte di lievito, perché all'inizio ogni volta, ma succede anche con la neve, ecco, sistematicamente dalle mie parti appena arriva una mezza nevicata, boom, tutti quanti a ruba, lievito, pane, pizza, cioè, ragazzi, neve, è neve. Con 20 centimetri ormai avete dei SUV che uscite di casa con la retro. Che cosa fate scorte? Non rimarrete sotterrati. Non vi preoccupate, ecco. Intanto vediamo. Sarei venuto, ma sto per contare gli esempi che ci sono stati in Olanda. Vai, Andre! Bene. Ma facciamo una... Non so se alcuni di voi conoscono i vari team. Un Toto Team... per questa prima gara, vedo che vabbè, a parte i Lofi, ci sono poi il Team Arg, che è della Euro, Corea in Europe. Allora, poi ci sono gli... Sì, vai. Gli F1 CVL hanno partecipato, allora, buona parte di questi team, ma non tutti, hanno partecipato anche alle due amichevoli alla quale eravamo stati invitati a fine anno, a dicembre. E sono sicuramente gli F1 CVL, ovvero il team cileno, l'OF1, sì. I Simarge, non ricordo se c'erano i Lichco e i CF1 insieme, o uno dei due team colombiani c'era per certo, gli altri invece non c'erano, i Simarge c'erano, non c'era il team dominicano e anche quello peruviano, Liga Peru F1, sì, sì. Credo sarà Liga LPF, e poi ci siamo noi con portatori della bandiera tricolore e insieme agli inglesi unici portatori della bandiera europea. Se dovessi, non lo so, se dovessi dare un favorito, io dico, ma tu vuoi farlo sborone. Se penso ai risultati delle amichevoli, dico che si può fare. Poi sì, ragazzi, anch'io. Il racing è un mondo strano, un po' come dice un giornalista famoso di Sky Sport, il calcio è strano. E anche le gare non sono da meno, trasmissione che non è ancora iniziata, quindi insomma aspettiamo ancora che dalla diretta battano un colpo. Eccoci, scusate, non lo faccio più, iniziano ad arrivare le immagini della pizza. Ma abbasso un po' il volume perché mi arrivava un volume incredibile. E intanto ecco, vi facciamo vedere che ci sono le immagini, che la diretta è iniziata, quindi tra poco sì. Partiranno anche loro. Andre, guarda che sorpresa, guarda in alto a destra, una cosa inedita che non ancora avevi visto adesso che guardi la diretta. vedi che roba, ammazza, oh, impari in fretta. Questo è un grande problema, Allora, quindi torniamo intanto da noi, perché la diretta sì. Deve ancora cominciare, mancano 2 minuti. Andre, tu che insomma hai avuto più esperienza di competizioni internazionali sotto il naso, perché sono passate tante. Così, sì. La sensazione, cosa vedi, sensazioni, come dice Raffaele, sensazioni rituali. La verità, alcuni team io non li conosco, cioè nel senso che la prima volta che però anche perché sono tutti sudamericani, nel senso che noi abbiamo avuto sempre esperienze con team in ultimi anni anche sudamericani, ma per lo più diciamo europei, ecco, quindi qualche team argentino, brasiliano, però poi ci siamo fermati lì, colombiani, peruviani, davvero è una novità, cioè è davvero una novità. Pensare al F1 2010 e dove siamo arrivati ora, che ci sono anche team peruviani, colombiani, è davvero fa un po' specie, perché mi ricordo che nel 2000, i primi anni, c'eravamo noi, qualche team tedesco, e finiva là, cioè, quindi
Quindi da questo punto di vista sicuramente sarà interessante scoprire tutti questi team nuovi, perlomeno non so se alcuni di voi li conoscono, ma alcuni non li conosco. A parte Luca, perdonami, intanto se puoi mettere al minimo il volume della musica che stanno mandando adesso in questo momento è al minimo, okay, è al minimo, credo davvero. Allora che sia così basso, se... possiamo tranquillamente parlare molto all'inizio, era devastante infatti, quindi magari se dalla chat ci impongo, no, è più per il copyright che per il momento... perché non si sa mai, ecco, andare Alan Walker mi sembra un po' rischio così, no? Guarda, facciamo non so se abbiamo una lista dei partecipanti di altri team per caso. Come no, adesso guarda, te l'andrei a ripescare volentieri. Di piloti conosciuti non ce ne sono, ovviamente di conosciuti ne abbiamo dei Liga Online F1. Allora, sì, guardate, ve li vado a ripescare. Veniamo alla carta sul corrente. Longhe per chi corre? Quando corre? No, Longhe arriva in Belgio, quindi arriva settimana prossima. Infatti si sono stimolati un po' i ragazzi quando hanno sentito c'è Longhe. Ragazzi, non è che vi va di correre, no? Perché insomma l'occasione è ghiotta. Tanto qualche pilota discreto in master core, diciamo. Sì, ma io un Lopez caldissimo. Si sono stimolati. Un Lopez caldissimo a 2 chilometri da te. L'ultima vittoria, se non vado errato, in un evento organizzato da Liga. No, a parte ci sono state quelle di dicembre. Però prima di queste di dicembre, Lopez è stato l'ultimo vincitore fit. In un GP dei Liga, proprio in Belgio, è successo quel finale, nessuna penalità, ne passò 8 sotto il traguardo. Sì, vero. Mi ricordo quando vidi la schermata con la classifica, rimasti proprio con tutte le con tutta il bene di Lorenzo in Belgio fa miracoli. Eh sì, o si stampa al primo giro a Urusce oppure la porta a casa, quindi... Effetto. Tanto stanno arrivando, credo, a breve le immagini, le stiamo vedendo anche in questo momento, c'è ancora un po' di pubblicità, quindi torniamo da noi e li aspettiamo. Nel frattempo c'è ancora un po' di attesa, hanno mandato lo spot pubblicitario per fare il contentino. Ah, che bello, adesso inizia! No! No, stiamo ancora provvedendo. Allora, dicevamo, la lista dei piloti, se non ricordo male, dovrebbe esserci... Bortoloso, adesso lo vado a verificare con il cellulare, dei piloti che conosciamo, sì, dei F1 dovrebbe esserci Bortoloso, eccoci che qua. È onnipresente. Sì, Bortoloso e Dudu corrono per Dudu, me lo ricordo giocatore, Andrea. Ma infatti è un testino, lo so, allora, se fa delle... Non mi ricordo dove, l'ho sentito. Fa le sgroppate. Le sgroppate alla Dudu, speriamo in curva 1 che... No, speriamo di non beccarle noi, dai. Poi per in AS abbiamo uno dei due team colombiani, i Ligco, corrono per loro Trai Andrei 6 e Matteo P 0323 e loro non li conosciamo, anche perché team colombiani, no, non è che li abbiamo visti. No. Poi in Alfa Tauri abbiamo l'altro team argentino, gli MRL, corrono con loro Ruffonico e Aredes. Aredes correva con Aredes ha corso con i Team Arge nella Europe, non ricordo se... Scambio di merce. Attenzione. Colpo di mercato. Allora, poi in McLaren l'altro team colombiano, i CF1, corrono Viegas e Acosta. Poi in Ferrari i GP Esports corrono Carlos Abreu e Héctor Peña, quindi per il team dominicano, incredibile, cioè non c'è un team organizzato di Formula 1 in America, abitanti 330 milioni, ma c'è in Repubblica Dominicana. Ah, non riescono a trovare nemmeno 11 decenti per giocare a pallone, se è per questo, però non, però non anche tante vero, ciò. Anche questo è vero. Non so se si può dire, Poi vado, allora, vado avanti e ci sono in Red Bull c'è l'altro team, l'altro no, il team cileno F1 CVL, Pat e Nico Hans, che non conosciamo. Poi ovviamente arrivano i Simarge che correranno sotto il marchio Alfa Romeo, ricordiamo che le macchine ovviamente sono per tutto il campionato. Corrono Person e Max 46 e intanto Andrea c'ha visite. Andrea è un intruso. Qui si impennano le views. Aspettate, si impennano che qua... le views.
Purtroppo dobbiamo salutiamo. Ela! A posto, eliminato in senso buono. E ovviamente dicevo, con i Simarge c'è anche Max 46, che invece di presenza in Europe, se non sbaglio, ne ha già fatte due, se non tre. Quindi è anche al limite con i gettoni. Intanto stanno passando anche i nostri contatti Instagram, faccio vedere, sì. No, peccato, è andato via, stanno passando in basso i contatti Instagram, cioè eravamo anche noi, eravamo i primi a essere stati mostrati. Poi ovviamente ci sono i nostri in Racing Point, dubbio sui DRL dall'Inghilterra, che hanno Orb King, che credo di aver già visto da qualche parte, questo Orb King non mi è nuovo. Ma non hanno un secondo pilota, stanno cercando, hanno avuto un po' di tribolazioni nel trovare il secondo pilota, stanno ancora cercando, vedranno se riescono in tempo per la gara, ma da quello che dicevano, insomma, voci di paddock, è difficile. Ultimo team in Williams, il team invece peruviano, gli LPF, corrono Rodrizape 99 e Rena Coleridge 97, ecco, non riuscivo a formulare in breve. Diciamo che non conosciamo quasi nessuno, a parte un paio di nomi che, insomma, già ci sono passati sotto mano. Tra l'altro, Luca, dovrebbe esserci, sì, con Matthew e con Alberto dovrebbe esserci un ingegnere, credo che sia Marco Gano stasera come ingegnere. Sì, c'è Marco una mano, ragazzi. Ingegnere. Non li abbiamo abbandonati, non li abbiamo lasciati al destino loro. Anche perché Raffo, insomma, al 50 ci corre, sa, insomma, la strategia è abbastanza obbligata, però sì, la chiamata deve essere corretta, altrimenti, soprattutto su un circuito come quello australiano, rischi di impelagarti in un guaio più grande di te. A te ti è capitato in Belgio, che è una pista dove, insomma, i rettilini non mancano, immaginiamo in Australia. Sì, poi in Belgio è stata una cosa un po' così, quindi, no, comunque fa comodo avere un ingegnere, è utile. Sai cosa vado a fare, ragazzi? Vai. Vado a vedere i tempi della Master in Australia. Vediamo che tempi fanno stasera. Io, vabbè, voci di corridoio, i tempi li sappiamo. Credo fossero dei 18 alti, perché conta che in Master non si poteva tagliare. C'erano curva la chicane. La S, vero, soprattutto. 18,7 re in Master. Aiuto. Guarda che per assurdo credo che non scenderanno così tanto. Vedremo se eventualmente poi si andrà a gommare di più la pista con 20 vetture dentro, però non scendono così tanto, secondo me, quindi per far capire che non è così facile, a dispetto di quel che sembra. Vediamo anche dalla chat il gatto di Andre. Vediamo. Non per dire, ma Raffo l'anno scorso forò in Australia per aver sbagliato strategia. Bene. No. Purtroppo me lo ricordo. Tutti ricordi felici oggi, vedi? No, vabbè, ma siamo all'ultimo giro, tra l'altro. Ultimo giro, all'inizio dell'ultimo giro era. Me lo ricordo, arrivo un po' alla Villeneuve, Raffo. Mi ricordo un 50. Peppe Alonso in Giappone nel 2015. Foratura incredibile all'ultimo, penultimo giro, comunque finale di gara. Peppe che era primo o secondo, era primo. E credo che vinse Billy Joe con quella foratura, che arrivò al limite con le gomme. Insomma, non sei l'unico ad aver contato delle forature negli ultimi metri. Pensa a Raikkonen, la sospensione al Nürburgring nel 2005. E lì non me lo ricordo, che avevo un anno, però. Dettagli. Ma l'hai mai rivisto? Mai no. Visto quel video? No. Sembra di no. Praticamente ha spiattellato una gomma nel 2005. C'era la regola che non potevi cambiare le gomme con lo stesso treno di gomme, salvo motivi evidenti di sicurezza, non potevi cambiare le gomme. E quindi Raikkonen si trovò con la gomma spiattellata e fece tanti giri con questa gomma che creava più vibrazioni. All'ultimo giro, alla staccata dell'ultimo giro, curva 1, si è rotta la sospensione dopo giri su giri in cui Raikkonen aveva le gomme spiattellate.
Vai, come puoi. Nürburgring 2005 e alle spalle di Raikkonen era in lotta con Alonso. Alonso era in seconda posizione. Intanto dal monitor di servizio iniziamo a vedere le immagini della stanza. Stanno ancora Vedo delle organizzando. tacche rosse abbastanza preoccupanti, ma magari E È tutto nella questo norma. pensa che è il punto di vista di un host sudamericano, quindi Ci inizio a sono più, alla domanda è pensare che. più tacche rosse in lobby o più vamos in chat, perché sto leggendo anche la chat. Intanto ringraziamo SuperMommy030704 per il follow. Quindi adesso possiamo farlo perché non siamo in telecronaca, quindi possiamo anche ringraziarvi di persona e non solo con il bot che ci assiste in chat, ci dà una mano, che ogni tanto, insomma, davvero non riesce a stare dietro a tutto quello che succede. Credo che non manchi molto comunque, quindi intanto, ecco, è arrivato Mike. Mike, lei cosa ne pensa della prossima gara in Belgio? Che fa? Si presenta? Timbra il cartellino? Vediamo se ci risponde. Io ho bisogno che ci Luca, prendiamo i dimmi nostri piano. meriti. L'ultimo che ha sfidato Formula 1 ma non era amichevole, e poi è diventato campione. Hoffmeier quest'anno, e se la vede con Just Lawler, se la dovete vedere con Just Lawler, Fab e non ricordo chi Ricordo che altro Just avevamo. Lawler se la passò Se, sì. un brutto minuto. Diciamo non è stata la mossa del campione degli sport, mi permetto di dire quello che abbiamo visto in Bahrain da parte di Hop, però ecco, finché abbiamo motivi Attenzione, per vantarci. dissing, Clippatela dissing. Mica ha scritto e che mandatela a Hop. Mica dice che l'obiettivo è prendere meno di 20 secondi. Ma Beh, ci può ci può stare. stare. Tanto se prendi 20 secondi e 6 secondi, a noi va bene. Ma io sono molto curioso perché non ho mai visto questi piloti andare oltre una gara al 25%. Quindi in una 50%, secondo me, ve la giocate di No, beh, stare al quest'anno 50% anche a Spa. non era 25, ma 35, se non sbaglio, loro facevano. 35%? Cosa? Sì, Ma avevano. che gioco hanno? Ma come funziona? Avevano Sì, la versione hanno, è modificata. perché col computer, sì, hanno la versione modificata con la gara a distanza al 35. Però a quel punto, insomma, io resto dell'idea che il 50 è la giusta, il giusto equilibrio fra il televisivo che non annoia perché altrimenti il 100 sarebbe troppo lungo e una gara sufficientemente lunga per fare un pochettino la differenza. Chiaramente cosa succede? Che loro facendo questi eventi mensili dove in una sera fai tre gare, insomma, si trovano in quella condizione che effettivamente 3,50 non puoi farli vedere. Però a quel punto sono più dell'idea, iniziate a fare un evento bisettimanale. Cioè in un mese li portate lì a fine mese, tanto insomma, non voglio fare i conti in tasca agli altri. Però insomma, è quello il loro, tra virgolette, lavoro. Penso che andare lì 2 mesi, pardon, 2 settimane a fine mese anziché una sola e diluire gli eventi per correre al 50 ci potrebbe stare. Fare come quest'anno, correre su 2 giorni separati. Per diluire ulteriormente ci potrebbe stare un 50 al giorno, la gente se lo vede, secondo me, Devo vedere, perché concentra la trasmissione lì. Vai. poiché sempre gli sport, Codemaster, eccetera, organizzano sia per Xbox che per PC che per PlayStation 4 anche F1 Esports Challengers o qualcosa del genere. Insomma, gli esports sempre marchiati Codemaster, ma non con i team reali, diciamo, non ci sono contratti. E devo vedere che distanza utilizzano lì, però vado Non lo a puntare. so. Però Io ecco, ti dirò lui di più volte ci ha partecipato, l'abbiamo visto anche con Rayman in diversi, ecco, però ecco, lì non ci sono contratti, anche Prost, se non vado errato, l'anno scorso ci corse, quindi non... un legge po' più. scrive 220 fps contro 60. Non ha sentito. 60 miei che gioco con la 5, eh? Perché voi magari Anche con la Pro giocate a 55, 50, ci state al pelo. la Va una Io infatti iBox quelle che. esplode. No. Più o meno. No, però devo dire con la 5, infatti il primo impatto è stato quello. Ho detto, caspito, Allora, perché io ho avuto il doppio impatto. Prima ho collegato la nuova TV che aveva l'HDR, il 4K e tutto alla PS4 Pro. Quindi per la prima volta ho provato l'HDR, tutta questa combinazione di colori differente che con la PS4 Pro potevo fare. E già si era visto un grosso miglioramento. Si è visto poi un ulteriore scalino
con la PS5 ho detto, caspito, c'è qualcosa, e secondo me era il fatto che con la 5, che credo possa spingere fino a 130, e 120 o 130, e secondo me tiene costanti i 60, perché ovviamente la potenza della macchina permette a iOSA di rimanere a 60 senza fatica, infatti la console è iper silenziosa. Non ho fatto Capito, PlayStation caso. 4 è silenziosa. No, sta qua. Poi in parte te lo governo Talz e Mr. X sta Oh, intanto esplodendo. Cioè, non... attenzione, vi segnalo che Just Loller è lì in alto a Ragazzi, vi sinistra. segnalo Dove... che a Codemasters ci ha ripizzato il nostro tweet sulla gara di non si Qua vede ci vuole purtroppo. caressa. Qua Bravissimo, ci vuole bravissimo. caressa. Ecco qua. No. Comunque vi comunico che c'è Just Loller in alto a sinistra. Sì, è vero, è uguale. Guardate la barba un po', deve fare il capellino biondo, il mio ormai fu compagno di squadra. Allora, quello in basso a sinistra è Sukubira, Andre. A quale in basso? Scusami. A sinistra. In basso a Ah. sinistra. Ah, ok. Sono tutti Intanto, belli, li eccoci, vedo mettiamo, belli impostati. guarda che belli che Sono siamo. tutti belli impostati, mi sa. In Brasile si mangia, dai, non se lo fanno. Il ragazzino è giovane, chi dei due sarà Bortolozzo, dai. Per me quello in basso a destra. Ma lo sai che il ragazzino a destra mi ricorda Fed? Sì, qualcosa sì, si ricorda, sì, Eh qualcosina sì, ricorda il taglio degli occhi. Federico. Sì, è vero. Federico Palese, Federico Federico, però Palesami, potevi anche dircelo che potevi andai in Brasile a correre, vabbè. dircelo. Anche Just Loller, se n'è andato via, è andato in Brasile, pure lui. Vedi che siamo i belli qui in mezzo a rompere le scatole a... Vediamo che stanno dicendo. Così cominciamo a bilanciare anche i volumi della chat, magari. Comunque sarà anche l'ultima gara su questo layout, la maggior parte dei piloti. È vero, perché... Ma ecco, appunto, qua altra grande domanda. Intanto tolgo il volume che stanno chiacchierando e non capiremo Esatto, è una tutto in ciolla di portoghese. brasiliano portoghese. Dicevo, bisognerà vedere che farà Codemaster, cioè aggiornerà subito il gioco oppure, insomma, Australia la vedremo l'anno prossimo, perché Australia credo che stia facendo i lavori quest'anno per arrivare con i lavori fatti a fine anno, se non ho capito male. Perché l'opzione dell'Australia è correre, tipo, dovrebbe essere nell'ultima cinquina del calendario, ecco, Guarda, per se non intenderci, vado errato, era come giugno-luglio la fine dei lavori ottobre, prevista. giugno. Ah, fine dei lavori, Sì, fine ok. dei lavori. Pensavo No, all'inizio la dovrebbe posizione del essere calendario. o aprile-maggio. No, stavo leggendo la chat, pardon. Comunque, i ragazzi della chat, ecco, Mark si è emozionato perché vede Sukupira, ecco, lo vedete, lo copriamo, no, È scherzo. sempre stato il suo sogno vedere su Cupira, Vabbè, noi penso. ci prendiamo questo spazietto, dai, che carino. Mi Lì ripreso la abbandonato, linea. grazie ragazzi No, per mi ha averci ripreso la invitato. linea. Mark diceva emozionato perché ha visto Sukubira. Però non sarà Fonso, Andrea, Fonso, il mitico, il nostro Freddie Mercury. Beh, parli di Fonso, c'è tanti E ricordi. spuntano le corna, no? Tanti ricordi. Ogni tanto mi scrivo, ogni mamma. tanto in privato per quanto riguarda SF11 Sora. Grande. Ah, il problema è trovare il tempo perché venerdì poi abbiamo la Prime, è veramente un problema. Perché una volta, bravo, infatti l'ultima volta che abbiamo corso, che ci fu il fattaccio Sven, era il 2015. Me lo ricordo perché io e Itaven comunque ci stavamo allenando, quella sera correvamo in Messico, la gara prima era stata negli Stati Uniti e poi non si corse. Il 2015 l'ultimo anno. Sì, poi. E effettivamente avevamo molti meno impegni, il venerdì non avevamo Sì, impegni sì, sì. con campionati, quindi avevamo Esattamente. È davvero spazio. poco gestibile, cioè veramente poco gestibile. E nonostante ciò c'è gente che Mark. chiede fate due open, vi voglio bene a tutti però, please, con calma, c'è tempo. Intanto Mark dice due... No, scusami, Mark. Vediamo, perché stanno arrivando dei messaggi. Ah, Mark ha detto tipo la gara a Monaco. Allora, non possiamo darvi spoiler, non possiamo farla rivedere. Cercate SF1 2013. Ecco le immagini dalla pista. Por favor. Por favor. No, non gli voglio coprire il logo. Dai, ci mettiamo qui che non Comunque posso. non so perché hanno la live non in elenco. Ah, è vero, Mamma sì. mia. Non so perché. Strano.
Forse la metteranno pubblica. Vabbè, così hanno la chat in Raffo, che base di picture Vamos. link. No, ce l'ho, ce In l'ho. base di Mamo. Ah, ce l'hai, Allora, ok. vediamo, sono in 18 alla fine, quindi no, i DRL, quindi ufficialmente confermo che non hanno il secondo pilota. Farris c'è, quindi allora intanto i nostri ci sono. Sto È un inizio. correndo la lista, avevo paura. È già positiva la cosa. Aspettiamo. E vediamo, vediamo. Insomma, la gara è lunga, non è ancora iniziata neanche la qualifica. Questo orario un po' differente, perché ovviamente bisogna venire incontro alle esigenze di fuso orario. Dovrebbero essere le 19 Sì, locali le in 19 sono Brasile. da loro, sì. Quindi 19 e 25 in questo momento. Vediamo dalla chat che stanno 200 fps, per me danno qualcosa di più difficile che sia solo un decimo. Ad esempio, in Belgio su PC fanno 39,8, su PS4 40,0 39,9. Tu parli di TT? No, stavo cercando di seguire il ragionamento, così ci inserivamo. Bah, oddio, secondo me qualche FPS in più, che secondo me dipende molto dall'attitudine del pilota. Magari c'è il pilota che riesce ad andare forte un po' in tutte le condizioni, e il pilota che invece a livello di FPS, se vede un'immagine molto più fluida e scorrevole, magari riesce ad andare molto meglio. Credo che sia un problema della loro live. Abbasso un pochettino intanto, così non abbiamo troppo rumore. Ok, vediamo, poi ci diranno dalla chat se il volume è troppo alto. E sì, va un pochettino a scatti, credo, proprio la loro live. Magari se potete confermare anche voi. Al momento però Però io vabbè, vedo sì. solo Io la la vedo fermata. fluida. Ah, ecco, Fluida? sta uscendo Sì. qualcuno. La vedo fluida, ma le macchine vanno a scatti, però vabbè. Bra, allora, Metti ok, pausa allora no, live, quello vedevo io. quella. Aspetta, mo scrivo a Mark, gli diciamo di lasciare strada. Vedi tutti che lasciano strada a tutti, perché laggano tutti. Laggano tutti, vero? Abbiamo pure le bandiere sopra la classifica. Addirittura. Allora, vediamo. I nostri sono Tra l'altro, i scesi. nostri No, corrono con la Farris è Racing sceso in Point, pista. no? Scorrono con la Racing Point, sì, perché erano rimaste tre vetture. Erano rimaste Renault, Racing Point e Williams. A noi è toccata la Racing Point. Ci siamo presi questo sponsor vagante. Non sapevo da chi affidarti. Fit, marchiata BWT, dall'anno prossimo. In rosa. Facciamo rosa, rosa. Allora, e tra l'altro Farris in Racing Point ha fatto in qualifica. Oh! Era davanti a Matthew alla prima gara, che ha fatto solo di 1,19. Quindi vedremo anche chi si migliora di Ho più. visto robe, ho Sì, visto anche io ho cose. visto. In uscita da curva 1, Bortoloso era lanciatissimo. Si è trovato una vettura fuori sull'erba del Una Cordolo. Red Bull Una Red Credo Bull. fosse una Red Bull, quindi uno dei cileni. E ecco il ringhio di Sucupira. Abbiamo. Allora, questo quindi è Bortoloso. Quindi l'altro ragazzo, Dudu, il nostro terzino sinistro preferito, Ah, era lui è Bortoloso. là. Lui è Bortoloso, Ottimo sì. Ottimo esterno. Molto. esterno. Allora, adesso, ecco, adesso mi avete scatenato il Dudu selvatico. Oh, si è girato Bortoloso. Dudu, giocatore, calciatore. Vediamo, era il Torino? Lui Eduardo dirige. Pereira Rodriguez, meglio noto come Lui Dudu, dirige calciatore brasiliano. giustamente ci ricorda il cane di Berlusconi, quindi. Vero, vero. Comunque no, Dudu tra l'altro è giovane ancora, è andato già a giocare all'Al-Dahlil, nonostante abbia 29 anni, cioè più giovane di me, 92. Eduardo Pereira Rodriguez ha giocato Palmeiras, Gremio, 30 presenze, 3 gol in Dinamo Kiev. Comunque, ed è un, vediamo, attaccante. Quindi, non è il nostro terzino preferito. Quello era Dodò, No, Andrea. quello era Dodò, sì, non mi È ricordo vero. Dodò qual era. Ah, Dodò qual era? Quello con i Quello era capelli Roma, che poi è lunghi? venuto anche da voi. Capelli Ah, ricciolini. non me lo ricordare allora. No. Vediamo intanto qui. Farris è messo davanti, 19,2, 3 decimi Sì. proprio su Dudu, che sta facendo il giro adesso. Comunque io Però scuote un po' la testa. Infatti, credo abbia un po' mollato, mi forse. permette di dire che quest'anno il test che aveva fatto Vai. Bortoloso non l'hanno fatto nemmeno ragazzi in Prime, quindi Prime League è palesemente superiore a tutta la stanza di stasera, No. palese, non io, lo firmo subito, non c'è un problema.
Secondo me ce la stiamo a tirare troppo, qua succede qualcosa stasera. Io mi dissocio. Io sono un po' spiazzato dalla posizione di guida, non so il nome di... del Fed brasiliano. Che è così, Del Fed brasiliano. Esatto. È veramente strano, che... C'è Ruffonico, no, a pochi tempi, Abreu, gli Arge, tutti altini, perché sono 21-1. È rimasta una bandiera gialla, non so per chi, è in... Ah no, è qualcuno senza benzina, è un Alfa senza benzina, sì. Alla... Che cos'è quella? La Clark, credo. No, la Clark è la prima, non mi ricordo mai, perché questa pista ha pochi nomi. Le prime curve hanno un nome, poi non ci sono più nomi e poi ricomincia nell'ultimo settore ad avere nomi, ma non me le ricordo tutte. Sì, in Australia non sono più... Matthew secondo, 1-2 per il momento. Tempi ancora un po' attimi. Però... Ma secondo me Farris ha fatto un ottimo tempo d'attacco e Matthew che forse non ha avuto un giro superbo. Sì, Matthew ha fatto la pole che c'è stata in sport praticamente. Questo qua vuole essere una deminuzio oppure una... No, no, nel senso che sono ancora alti come tempi. Si stanno riscaldando, vuoi dire? Sì, sì, sì. Tanto le sbinnate del Doc Prime, Mundial Taste. Così piccoli e già con volanti che costano più della mia macchina, che rabbia. Io adesso vorrei mettere l'animazione di Winnie the Pooh. È vero, però credo che abbiano entrambi il Fanatec. No, visto male. Il Fed brasiliano aveva il mio volante, il T300, però con la donna della F1. Sì, sì, con ormai è andata. Appena l'ho detto, ecco, perfetto. Ci fai vedere i comandi sul tuo volante? Ci fai come quando Sky va, ci fate vedere i manettini strat 1, strat 2. Ce n'è uno. Facci vedere la mappatura da qualifica. Ce n'è uno ed è tipo pausa e share, basta. Ah no, se schiacci tasto PS. Ah beh, ci siamo. Allora, pit stop per tutti. È tornato in pista Dudu. Tornato in pista Redes, Orbking è anche lui in pista, primi giri per Rodrisa, vediamo Bortoloso perché primo tentativo girato, giro annullato credo per Rodrisa perché la mappa è rossa. Adesso siamo su Matteo P, che è dei colombiani, Ligico, Liga Colombia, perché Ligio, non so adesso... È Dudu Barrichello, caspita, è vero! Il figlio di Barrichello! È vero, ma davvero? Si chiama Dudu! Ah no, ok. No, giuro! Beh, ma non è lui, è lui! È lui. No, non è lui, non credo! No, allora, guarda, ti dico, non sono così dissimili, ma non è lui. Allora, se vai su Instagram, Instagram Dudu Barrichello. Dudu Barrichello. A proposito, diceva di Dudu Barrichello la posizione di guida. Parlavamo prima di Hopmer. Hopmer è palesemente, per come guidava con la rabbia, il cattivo in qualsiasi film che guida la macchina. Ci vuole solo un taglio di luce ed è lui. Dick Dastardly, palesemente. Matteo Alto 24-2. Si è rilanciato Dudu. Regia, andiamo da Dudu visto che è terzo. Qui siamo su Abreu. Ah, Hector. Ecco, guarda, scendo un filo. Così abbiamo, eccoci, molto meglio ancora. E... eccolo, Dudu sta scendendo due decimi. Dudu è in linea per mettersi davanti a Matthew, ma dietro Farris. Vediamo il T3. Bene. Vedi? No, dai, Dudu Barrichello ha 19 anni. Non penso sia... Sì, no, è più grande. No, sono curioso di Bortoloso, perché guardando i tempi sembrano i più competitivi lo F1. Sì. Cioè, uno che gioca F1 si chiama Dudu e gli somiglia. Troppe coincidenze. In effetti.
è questo. No, allora, non è lui, è davvero tanto somigliante. No, è Fed. Ma... Fed, è vero! Ma il taglio degli occhi è identico. Secondo me è Federico. Federico che è il fratello di Federico. Allora. Intanto Max 22 si è stato in sesta posizione. Tra poco Farris e Matthew iniziano il loro giro. Siamo su Rodrisa. Ecco, partito prima il giro di Farris, che è iniziato adesso, è in curva 1, girato anche Rodrisa. Uguale a Bortoloso l'errore. Mentre Matthew è nel traffico, eh? Un bel po' di traffico davanti a Matthew. Non è una gran posizione. È dietro a una Williams, che quindi è Rena Coleri. Coleridge. Ecco Farris, non abbiamo visto il T1. Non è Ferris, è Farris! Non è difficile l'angolo, dai! Mannaggia! Secondo me sul cordolo qua si è scomposta un po', eh. A lui servono due decimi. Un decimo e mezzo. Buono. No, becca il traffico. Se quello si sposta, va il traffico. Ma no, ma no, ma no! Vabbè, dai. Ma no. E niente. Posso fare il veggente. Vediamo, un decimo e mezzo. Se passa con due decimi è un miracolo. Ah! 18 e 8? Mi hai spoilerato, io c'ho la live un po' in ritardo. Eh sì, anche da me, ora sta arrivando sul traguardo. Ragazzi, Luca che... l'ha fatto 18.869, qui quanto ha fatto? 894. Siamo lì. Però c'è ancora un tentativo, eh. Matthew si è girato. Ma Matthew era nel traffico, non era in una gran posizione, secondo me. Anche un po' disturbato. Bortoloso è stesso. Oh, quindi è Dudu, sembra il nemico in questo momento. Bel giro Farris, peccato. Matthew sta migliorando due decimi, quindi Matthew era sul 19 basso anche lui. Direi che insomma, se tutto va liscio, una prima fila si potrebbe fare, anche primo terzo va benissimo. Non sarebbe male partire per, forse troppo, però vediamo. Tanto penso che alludano alle origini sarde, la tipica Sardinia Ferris che fa la traghetto per l'isola. Cosa succede, Mike? Cosa succede? Cosa succede in città? No. Prendiamo strike anche per questo. No, se la canto no, io. No, sono le 23. Oddio, forse se la canti te, forse sì. Ma questo non credo. Sono già passate le 23, siamo fuori dalla fascia protetta. Person è uno dei pochi che non ha un rilevamento cronometrato. Io per l'Alfa Tauri che tornava in box avevo letto MRL Buffonico, così tanto per condividere con voi la mia, il nome... la mia lenta discesa dell'obbligo. Ha sbagliato un po' la staccata qui al tornantino. Vediamo, ma non è uscito fortissimo, molto abbottonato. Settimo, 20.008. 20.008. Sembra Guillermo Mariotto. 8. Allora, ragazzi, siamo alla fine. Allora, manca un tentativo. Vediamo un po'. Oh, mamma mia. Tanti errori per Abreu ha preso l'altra Williams, Rena Coleridge. Come hanno fatto a prendere? Ho visto anche adesso. Ma come hanno fatto? Comunque qua io punto i miei... A meno che lui ha rallentato... No, non era l'altra Williams. Era Rodrisaspe. Era un ass dall'altra, mi sa. No, io ho visto una Ferrari dietro. Poi c'era un'altra macchina, ma non ho fatto in tempo a vedere quale era. Aspetta. E risolviamo il problema alla radice. Fit Focus. Guarda, adesso facciamo... Guarda che vi faccio. Guarda che magia. Olà! Eccoci. Boom!
L'ha preso la Ferrari, L'ha preso la Ferrari, sì sì. Adesso lo rivedrete. Ci chiedono in chat sì. che volante consigliate per iniziare, volante con pedaliere. E là dipende da tante cose. Intanto grazie per il follow. Che volante per iniziare? Quale semente il G29 comunque? Faccio per la pedaliera. Sì, il sottoscritto. G29. Anche perché il G29 però non arrivando... oggi, aspetta a sconto, perché ad oggi il cavoletto lo vendono fino a 40. Black Friday. Prezzo di è giusto 180, 190. Ma non deve uscire un nuovo modello Logitech per PS5. Bravo, però mi sa che costa di più, sì. Dovrebbe essere una fascia leggermente superiore. Sui 400 euro tipo sta. Ma tanto si abbasserà, sì. Appena pure 400 costava il G29, ragazzi. Esatto. No, vabbè, il G29 è tipo una fonte di ricchezza, ti si rompe, chiama Logitech, te ne mandano 10, quindi... non dirlo. Non so se si può dire. C'è una gantina piena. Allora, sentite qua, nessuno ha detto niente. Non casa mi posso Ernesto, quando, interrompere quando, la tradizione. Quando i citofono dicono anziché casa Coppola, casa Logitech. No. Max intanto chiude il giro. Di poco ha migliorato, 19.8. Quindi Max chiude la qualifica. Max non ha altri tentativi. Sono in pista Farris, Dudu e Matthew. Quindi si tengono l'ultimo colpo in canna. Sto cercando di guardare anche la mappa per capire. Oh, allora, una Racing Point è solissima. Una secondo me si è piantata per far andare gli altri. Costa che mamma qua, quanto traffico. Allora Matthew stavolta non ha traffico, mentre ha più traffico Farris. Sì, che però vedo fermo. Sì, ma stava andando pianissimo. Adesso lo vedrai, fa sfilare tutto il treno. Ah, sì, sì. Ma il consiglio che vi do io è guardare la live. Ma voi state guardando la live da YouTube? Sì, sì. Strano. È che cioè, nella tua nella live passo da noi perché Twitch. Ci si diverte di più da noi. È che credo che anche lì ci sia un minutino di delay anche nella live su Twitch, quindi oddio, c'è dipende da quanto tempo fa in questo momento. No, vi conviene vedere direttamente il loro link, ve lo giro. No, ma è Luca che ha la PS5 in casa, che fa andare tutto YouTube più veloce. Ah, se siete su YouTube, io per la verità sono sia su YouTube con il PC da loro che poi con il tablet da noi, perché insomma la viso bisogna darla, no? Mica, no? Esatto. Ha tagliato Aredes 5 posizioni sulla griglia. C'è Long che si dissocia da quello che ho detto. A Matthew, attenzione. È la verità. Ecco Matthew, non ho visto di quanto stava scendendo, vediamo. No, e se è buono? Ora vediamo. Sì. No? Sì, è buono. Mi sembra buono. 18.9, se non migliora Dudu siamo davanti. Buono. Mark, il pulsante quello rosso per far esplodere la roba. Fermiamo tutto, fermatevi. Freeze! Fate lo screenshot veloce. Andiamo su Dudu che sta facendo il suo giro. L'ottimo anche che Matthew è passato prima che venisse esposta a bandiera a scacchi, quindi risparmia un po' di gomma. Viegas non chiude. C'è Cusco sull'ultima curva, mi sa. Sì, Cusco. Migliora ancora qualche cosina. 18.875. Dudu sta arrivando? No, Dudu è all'S. È quello all'S o è quello in curva all'inizio del T3? Ce ne sono due. Finché non li vediamo non sappiamo. Purtroppo sì, c'è il GPS ma senza nomi. Un motivo in più per seguire la Master League. Anzi, tutti i campionati, perché c'è anche in Prime. Vediamo. Ho fatto proprio le parole, guarda. Bravi, Dudu rimane terzo, non migliora. Non migliora Dudu che ha incontrato una Williams, questa qui. Forte Bortoloso, allora. Ah, direi non vorrei dire, ma... Bortoloso arriva. Quinto, siamo davanti. Ottimo. Sì. Allora, la domanda a questo punto è: cosa potrebbe andare male? Andre,
potrebbe andare peggio, cioè potrebbe piovere. Ecco, non pioverà perché oggi sappiamo, oggi sappiamo che la gara è totalmente asciutta. La prossima in Belgio meteo dinamico. Ci sta, dai, ci sta. Paddo P, dice Miche. Io leggo dalla chat qualcosa in portoghese. Si è ritirato, no! Hanno scritto tipo Crack Farris. Non so. No! Le sbinnate nel doc. Si è ritirato Rezzonico invece di Ruffonico. Il signor Rezzonico. La formula italiana. Ormai siamo diventati liberi. Formula italiana. Attenzione, disco. Quella... Quali che è sfitto? Vabbè, quella che verrà... No, no, non si dice. Vabbè. Non si dice. Tanto di cappello. Non... Ma stanno ancora le QE, Mister X ha iniziato ai 25. Meno male che non correvamo a mezzanotte. Mister, no, non si chiama Mister Logitech. Ah, no. Io ho detto cacchio, ho letto male. Hanno scritto, ah, Topping tipo credo abbia preso il traduttore. Ha scritto Farris è un rei. Si può fare sport con il G29 magari con qualche mod F1 sopra? In che sì. Senso? Si può fare sport c'è con un G29? Po' da lavorarci, però comunque sì. Si può fare modificare la corona. Sì, ecco, ovviamente Farris, il motore Farris rimane quello. Purtroppo non ha vedi? Sì, perché sì. Diciamo mi pare che Logitech di per sé non dà molto come margine di espansione. Farris, mentre forse una foto, Thrustmaster ha di molto di più. Ecco, bravissimo. Guarda. C'era anche Lunadix che aveva praticamente messo sul sì, sito. C'era un topic dove aveva indicato tutto. Sì, quindi c'è da lavorarci. Però, ma penso 3D Rap, se non vado errato. No, ma che? No, le vacanze. No. Era tipo uno youtuber. Allora, scusate, mi prendo un attimo questo momento per dire. Cosa succede? No, si è bloccato. No. Ma che succede? Mare. Brasile. Ma io sto in quarantena, è tutta zona rossa qui. Vorrei essere al mare a prendere la leggera brezza che mi sprezza fra i capelli. Vorrei guardare un tramonto con tanta gente. Vorrei essere ovunque al mondo. Vorrei essere in Brasile nel mare azzurro con queste costiere splendide. E invece sto in Italia in lockdown. No, qui la mia è chiusa. Non è Knusa, è camomilla, tranquilli. Non... No, tranquillo Twitch, non facciamo niente, tranquillo. Intanto, le sminate del doc, l'accento sardo-portoghese con la... Cos'è che è? Io non ho capito cos'era, era una transizione. Pensavo fosse una pubblicità tipo Visit Brasil. Vabbè, io vado a chiedere l'agenzia di viaggi della mia città se vuole sponsorizzare Fit un attimo. Oppure la salumeria da Gino se serve. È Smoke, Fab, eccetera, lo hanno base di legge. Io... Dice di legge. Frafly! Oi, Frafly! Io vi saluto, vi auguro buona continuazione. Grazie, Raffo. Va bene, Raffo, ciao. Grazie! Chiunque vuole dalla chat, ben venga, siamo su Discord, è salottino, ci avete sentito, è così tanto per... Invece di commentarla nei party PSN in maniera qui un pochino magari non troppo spinta, però siamo qui. La sportività, no. La sportività. Anche se italiano, 10 non vi siete beccati. Allora, raga, è iniziata con la qualifica che non potevamo chiedere di meglio. Direi che dobbiamo superare curva 1. Matthew Itzandre. Non lo so. Non lo so in effetti il passo gara. Farris in realtà è stata la sorpresa più grande su questo nuovo capitolo. Già in Australia era andato bene, però aveva avuto dei contatti. Nonostante aveva avuto dei contatti all'inizio gara, ricordo, però nella qualifica anche lì si era comportato molto bene. Assolutamente sì. Allora, mi sa che una live è in ritardo. Oppure sei tu, Andre. Ciao, Andre. Le sminate del doc, no? Allora provate a riaggiornare ovviamente la live, guardatela dal loro link. Sì, su YouTube credo sia meglio
se riescono a guardarla da loro. Ma a parte, lo spoiler. Anche da noi c'è il multiquality, quindi magari mettendolo in 480 riescono a guardarlo anche senza problemi. Sì, sì. Poi, soprattutto da cellulare, questo... voglio doppietta. Questa formula terzo, mi piace. E terzo il pilota dominicano, sarebbe secondo me proprio la, diciamo, la, il podio perfetto. Sono 14esimo e 16esimo i domenicani sulle Ferrari. Tutti con la rossa? Signori, no, c'è cioè una, è una hard, sì, o una gialla? Tutti, una hard e una media. Ah, ok. Però con l'hard sarà secondo... mangiato. Ah, c'è una partenza anticipata. Guarda la McLaren. Sì. Ha fatto un disastro. Oddio, che cosa hanno combinato? Oddio, povera Ferrari, oddio. No, cosa ho visto? Ho visto una Ferrari volare, ma non in pista, cioè. Bellissimo. Oh, santo cielo. Dobbiamo no, ragazzi. Ma la McLaren ha fatto manovra. Ma sei partito, ormai vai. Che oddio. Cosa ti metti a far manovra? Ma più che altro le condizioni bravi, del pilota Ferrari. Vorremmo sapere se non è fuori gara, signori, è vivo. Sì, perché i danni sono completi, no? Mm. Sì, sì. Ma che fa? Intanto siamo ovviamente il chat esplosa. Ah, ecco, nel marasma generale abbiamo passato curva 1. Sei decimi, vediamo se riescono a mettere fuori Dudu, magari fanno passo. Si è girato Rorisa. Oh, tutti lì, Lì è micidiale. Prendi un pelo più il cordolo e un attimo. Ti giri di meno con il che lì prendendo, cioè lo saltano davvero tanto all'interno, quindi quando poi tocca al posteriore c'è il contraccolpo e è facile in effetti. Ecco, l'hanno tirato già fuori, 1 e 2. Bello, bello, bravo. Bene, bravo. bene. Ah, c'è l'altra Ferrari che è superstite, che sta cercando di recuperare. Non so chi sia Ciro... Perché Marisa Laurito? Cosa succede? No, che cosa? Chi si è girato? Marisa... Che cosa c'è? No, ma è vero, perché dice Rodrisa, Marisa. Oh, oh. Oh, attacco di... Oh, Abreu era... guarda, Abreu più 6. Non ha preso nemmeno con drive through. Non vorrei che fosse magari desincronizzato e quindi... grosso dubbio, A quel punto... Questi mattano la mia partenza di Australia 2017, belli. Prima gara, eSport, errore di lui. 4 anni di campionato che non faceva mai errori. Ci ha battezzato a me, Dove Power, è stato bellissimo. Dudu, 3 secondi immediati. Lo vedi qui, Marco annuisce con la testa a quelli abituati bene di piloti, lo vedi? Sì. Allora, anche io li ho catechizzati in allenamento. Ho detto, ragazzi, adesso vi state allenando, va bene tutto, non si offende nessuno. Se domani sera fate sti tagli vi bastono, perché è una roba da animali. Ho capito che dovete trovare i limiti, però non facciamo cammellate. 23-6 Matthew, si marcano Farris e Matthew bene, davanti, bene. Molto bene. E dietro ci sono i due piloti dei Liga Online, quindi direi che si sta già delineando, Andre, un Ferrari McLaren. È un Ferrari sì, McLaren, sì. Vedo un inquietante cartellino giallo di Martin Chat che mi preoccupa parecchio. Nonnismo di Luigi verso di noi, no. Intanto la Marisa, 3 secondi. Comunque mi piace, dicevo, questo format. È un po' come quando Ciccio Valenti e Recalcati commentavano nel wrestling. Dovevano essere seriosi, ma alla fine la buttavano anche sul caciarone. E anche perché siamo... Dobbiamo solo trovare un nome. Eh sì. 3 secondi? Track limits? 3 secondi, bravo. Sì. 3 secondi. Il 3 secondi live show. Buonasera a tutti. A posto, arrivederci. Eccolo Dudu. Dudu, secondo me, con quella curva ha preso un altro avviso. Dudu, secondo me, se continua così, altro che galoppare a sinistra, galoppare di tiro, Beh, ce ne vuole. Ha già poco. Vegas era in quinto. Sarei curioso di vedere Matthew e Farris quanto ne sa. Immagino bravo. Parecchio, perché insomma nei primi giri ormai si è capito che bisogna utilizzarlo quasi tutto per tirare fuori dal DRS, giustamente. Quindi. Mamma, quante penalità, guarda come fioccano. Mm-hmm.
Ma il ragazzo che è inquadrato di che team è? Lo F1. È Dudu. Dudu. Ah, è Dudu. Dudu, guarda, il tuo pilota del cuore. Guarda a me, non guardare. Non guardare in pista, guarda a me, Dudu. No, no. Amino, questi mezzi proprio, guarda. Guarda a me, lascia stare quei due davanti, lascia riprendere. Guarda. Avvocato, lei mi sta deludendo. 1,7, oh, ma è appunto sto perché... guardando a me, sta guardando. Guarda, 1,7. Che ha fatto? Oh, mamma mia. Perso, infatti. Sta recuperando, eh. Bortoloso, oddio, no, prima era, mi sa che era a 9 decimi, è rimasto più o meno lì. Ma da dove parla il tizio? Dallo sgabuzzino? Era lontanissimo. Mamma, che rischio, perso un'altra volta. Mamma mia. 2 secondi, bene, bene. Vai. Avanti, vai. Ragazzi. Si sta avvicinando Bortoloso. Ho brutte impressioni per quanto riguarda Dudu. Non vorrei che... Attenzione, bandiera gialla. Si è girata la Ferrari. Purtroppo Abreu, che aveva rimontato bene dal via. La safety car immagino sia attiva, giusto? Sì, è attiva. Clamoroso al via, incredibile. Ho detto, vai, ecco, vai, guarda safety. Come vanno via. 2-3, vai. Quindi in questo momento, diviso per 4 giri, i nostri stanno guadagnando mezzo secondo abbondante, sì, al giro. No, anche poco. Di più, 6, 12, 18, 24, 6 decimi a giro. Sono tantini. Sì, non mi aspettavo onestamente. Di passo sono tanti. Ma è un grande classico, no? Poi le differenze vengono fuori sul passo. Magari la qualifica lo contieni 2 decimi. Passo, non, come si dice, non puoi mentire. Io dico per Dudu perché secondo me se rimane terzo tra poco arriviamo a 3 secondi. Vediamo, ancora bandiera gialla, si è girato Rena Coleridge, credo, sì, curva 1. Quanto è stata la pole? 18 e 8? 8 e 9? 8, era? 7, 5. Che cosa succede? Long, 6, perdonami, 5. Cosa succede? Quindi in pratica... 777 in master era The Real Plone o Plone, io mo vado sempre per l'inglese. Due e mezzo. 3-3, ha fatto un errore? O è rientrato? Non vorrei, no. Madonna. Si è aggiornato di colpo, 3-3, ha perso... Ma hanno perso, raga, tutti quelli dietro, un giro. Sì, di colpo, un secondo, tutti. Ah. Vedi che il tizio sta parlando dallo sgabuzzino. Cioè il tizio che commenta. Non lo sto sentendo, sinceramente. Se mi dici così. Guarda. Non lo voglio sentire. Lo alzo un po' per vedere se riparla. Complicato a vita della corsa. Vamo ver qui, ó. Vediamo. Mas aparentemente é. Tá no IA. Não consegue controllare il carro. A corsa, o Carlos Abreu vem aqui. E aí? Non parla più. Vanno surgendo alcune situazioni. Concentrato. Ufonico. Vamo chiamare il di Nico. Rufo o Nico. Qual você prefere, Serrata? Rufo o Nico? Rufo, né? Non ci dice niente. Comunque ci sono già 8 piloti con una penalità dopo 6 giri. Sì, sì, sto vedendo, beh. Adesso ha riaccorciato un pochettino. Non vorrei che sia stato un bug del distacco, perché di colpo 3-9, vedo. Ma quando si deve fermare, perciò... i ragazzi? Allora, chi si ferma adesso a cavallo fra il giro 6-8 va sulla dura, perché la media è un gran rischio. I nostri puntano a fermarsi al decimo ed andare sulla media. No, perché non vorrei che si trova... Vediamo dov'è. No, l'importante è questo, perché bisogna vedere adesso dove esce Dudu, perché se esce nel traffico è inutile seguirlo, non facciamo come Vettel con Webber. Ma il commento, ma sembra non c'è nulla. Sto facendo finta di non leggere quello che scrive. Bandeia Amareia! Ma non fanno vedere però dov'è Dudu, dove è finito? È a un secondo e mezzo da dodicesimo, a un e mezzo da un gruppo. Quindi in pratica occhio,
Safety car dentro, raga, vanno tutti dentro. Dentro a montare la dura subito. Purtroppo è un'inculcata perché dovranno fermarsi per forza entrambi e perderanno tempo. Fortunatamente Bortoloso è a 5 secondi. Forse. Vediamo. Però il problema è che devono fermarsi entrambi. No, devono per forza. Ma forse esatto, non stare davanti a Dudu, perché comunque ha il delta da rispettare, quindi non. Questo va malissimo a Dudu. Fanno tutti la sosta. No, ma sono troppo vicini. Per Dudu è una mazzata. Mattia si deve allontanare, sennò è un disastro. Infatti Mattia si sta allontanando un po', guarda. 4. Vediamo. Andiamo davanti, per favore, che c'ho ansia. Occhio. Regia. Se riescono a stare davanti a Orbi King, che è il ragazzo che è partito con la hard, sarà oro codato la ripartenza, perché ovviamente non si fermerà la Renault. Vediamo. Matthew Media, comunque. Considerando che ci sono 3 giri di safety car, sì, 3-2. Ci sta. Si è infilato dentro, mi sa, Bortoloso, Vediamo. Sì, Bortoloso è uscito davanti. Dudu è sesto. Non si è capito nulla, comunque. Perché ha perso troppo tempo Matthew in pit lane, però avrà la gomma media. Ma perché ha messo le gialle Matthew? Perché dal decimo in poi abbiamo provato che riusciva a gestire le gialle. Penso anche perché era consapevole, credo, di finire dietro a Bortoloso. In questo modo almeno alla ripartenza lo passa, poi magari un po' di gioco con Farris. Mike è totalmente contrario. Ma Dudu è la versione portoghese dell'albero azzurro. Sì, è lui. No! Acosta... Ah no, è entrato. Credo che sia rientrato in stanza. Era uscito. Peccato comunque, peccato perché... Peccato perché si era messa abbastanza in discesa. Si era messa bene, se fermavamo e poi usciva safety car, era perfetto. Siamo stati sfortunati perché purtroppo a stare lì davanti attaccati, avere lo stesso passo in questa situazione è controproducente. Perché sei costretto a fare il pit stop, perché strategicamente fare con sei già in finestra. Non è esperto, 21 giri con la gialla, non lo so. La gialla ne fa 19, però considera che adesso faranno un paio di giri in regime di safety. Arriva al borderline. Sì, almeno un altro, ma forse anche altri due, perché una vettura è passata adesso sul traguardo, quindi... Una Ferrari addirittura pista, adesso sì. È al T1 e va anche tanto piano, quindi quella forse non so se recupererà il gruppo. Forse gli ultimi 5-6 giri secondo me avrà problemi, non anche io. Allora, a questo punto, visto che ci siamo, io andrei a rivedere la partenza. Ricordo della Ferrari, quel momento meraviglioso, che bei momenti. Ecco, l'attenzione, intravedo una macchina rossa. Io sto guardando. C'è già l'altra macchina, cos'era? Una. Quella girata cos'era? Ce la fanno rivedere loro, pardon. Ah, sì. Infatti c'era un. Ma, no, ma che cosa succede, ragazzi? Ma... Almeno cambia. Vabbè. Sono felice che siamo presi di ispirazione. Almeno cambiare rettangolini, ragazzi. Poi hanno preso sulla sinistra il loghetto della Master. Va bene, va bene. È uguale al nostro, incredibile. Sarà... Denuncia Guerena. No, Andre, vai, prepara le carte. No. Aspetta, che inizio già, guarda, adesso inizio già a segnarmi a qualche appunto. Lo rallentiamo, ce lo gustiamo a 0,25 proprio al minimo. Lo vediamo. L'ultimo Ferrari che ho visto partire così era di legge nella Sport del 2015 a Monza. L'angolo di impatto sembra quello di Villeneuve con Ralf Schumacher, sempre qua in Australia. Brandl fece un incidente simile, però non lì, praticamente in curva. E curva la stessa di Alonso. Esatto, la macchina prima fece un volo spaventoso. Ed era il 95 se non sbaglio, era il 96 quando Schumacher debuttò con il Vine. Sì. Ferrari fece un volo spaventoso. La faccia di Mark.
Ma in tutto ciò la live loro è quella. Vi dobbiamo girare. Andre, gli puoi girare il link in chat? Della, di YouTube? Sì, della live proprio in diretta loro, perché magari... Safety car in questo giro! Sì, no, su... Sì, sulla chat di Twitch, perfetto, eccola qui. Educate in chat, con calma. Ancora 19 giri mancano, non flexiamo. Non una gran partenza, Non bene. Esatto. Però forse si difende, se non fa un tuffo. Bravo. Il problema ora però com'è? Matthew, il tempo di mandare in temperatura. Oh, mamma mia. Calmo Matthew, calmo. Potevamo un attimo giocare. Perché Matthew adesso ne ha di più. È partito un po' male Farris, che ha scodato pure l'uscita dell'ultima curva. Guarda Matthew però quanto ne ha adesso. Farris si sta allungando adesso nel misto e Matthew si è incollato. Mamma mia Matthew, mamma mia me! No! Perché ti devi inserire lì? Vabbè però! Però se non metto la vedi prima, perché infatti oddio dove va, vabbè però Borsi, signori, all'esterno, no vabbè, non vabbè, difenditi ma chiudi difenditi dai madonna, dai, well done, vai well done. Hai sbloccato l'obiettivo, e poi adesso... ne riparliamo. Deve spingere ora, intanto sta perdendo anche... Bevete, signori! Bevete! E anche buono che Dudu... Comunque Dudu è nel traffico. Villegas e Persona la sosta l'hanno fatta. Quindi anche per poi il team, i costruttori, eccetera. È solo... Comunque. Si va in fondo così, Ma che se va in colta, Ora il problema quando arriva da Alberto bisogna... Che è, come si chiama quello? Quello del Milan. Dai, Crudeli. Corno! Grazie, presidente. Però per schierato Matteo, per questi momenti. Ma comunque... Ce ne vuole di chiudere all'esterno lì su Bortoloso. Che... Mamma mia! Strenuo e resistente. Che pelo. Bello. È già sopra il secondo Bortoloso. Sì, io guarda, l'andiamo a rivedere. Vediamo. Lo ritroviamo. Eccolo. E se magari la butto lì. Se Matthew cerca di tenersi le gomme belle, come dire, belle tranquille, sta dietro Alberto tutta la gara, e poi alla fine quando inizia una... che ne pensate di questa strategia? O è proprio delirante? Io piuttosto lascerei andare Matthew, così la gomma lo spinge. E se poi quando crolla... E se crolla poi però deve di nuovo rivedere qui. Ma io credo che la media ne abbia di più, ovviamente, rispetto all'altro. Ovviamente termina prima, però magari mettersi lui davanti a Farris e tirare lui più avanti Farris, in modo che poi dopo si rinvertono e... Insomma, è tempo guadagnato in vista poi del finale. Però ovviamente Matthew lo deve fare senza consumare troppo la gomma, ecco. È quello. Secondo me adesso Farris lo deve far andare. Intanto Matthew, c'ha passo, fallo andare. Anche perché se c'è un po' di crono alla fine adesso deve prendere un po' di largo. Anche perché margine è meglio prenderlo, perché insomma non sono sicuro, non vedremo altro a livello di safety car. Quanti secondi servirebbero per uscire davanti nell'ipotetico caso in cui dovesse fermarlo? No, servono 23 secondi, non ce la fai mai. Quindi deve comunque gestirla. No. La gestire secondo me la gestisce. Valtteri is James. La picagna stasera la mangiate? No, dai! La picagna, tanto... a me piace la picagna, sto a dieta. Ma perché non inquadrano un po' davanti anche? Il complotto in Ungheria contro la Ferrari. Non ci inquadrano. Non ci inquadrano le vetture di Maranello davanti. Il comportamento della regia questa sera. Come si chiama la...
il mitico, come si chiamava quello che... Mazzoni? No. No, sì, magari. Ma prima ancora? No, non di Formula 1. Poltronieri? Telegiornali. Si chiamava... Oh, mamma mia. È qua... Santo Twitch, Mosconi. Ah? Mosconi. Attento, Andrea. Ah, vabbè. Che la chat un attimo. Dai, va là. Aspetta che mi fermo un attimo, aspetta che mi fermo un secondo. Ecco, è passato. Switch, giusto. Vai, Matthew. Sì, è passato. Dudu, altri 3 secondi. Attenzione, perché comunque c'ha, allora, 2-6 più 6. C'ha Villegas vicino. 3 e mezzo c'ha, non è male, considerando essere liberato da un giro e mezzo. Tanto bannate Long. Doc, please, calmo. Non farcene pentire. Tanto anche Lobby Power ci aveva fatto notare il cambio di posizioni. Sì. Vediamo se adesso Farris si fa trainare o metti tante dietro. Allora, la pista è disgraziata, per carità, però sono tante. Il problema è che Bortoloso non ne ha. Bortoloso è praticamente l'unico insieme a Persson e Max. Guarda caso, due sono tutti piloti che insomma conosciamo. Ma non per dare la tosta agli altri. Però... Max in Europe l'abbiamo visto. Max, Persson comunque nello stesso team. Bortoloso lo sappiamo che è uno di quelli veloci loro, quindi. Ma lo nomina lui e bannate meno. No. Per ora. Per ora tengo sotto d'occhio, ragazzo. 4-3, ragazzi. 4-3. Benissimo. Vai, Villegas. Menatevi. Ce ne hanno, Guarda quanto è. Se si mettono a lottare anche con Villegas. Perché Bortoloso adesso sta guardando lo specchietto di dietro. Perché ce l'ha incollato. È effettivamente fastidioso. Sì, se gli dà qualche fastidio in più non sarebbe male. Così è bene. Teoricamente dovrebbe ora provare l'attacco. Vediamo come esce. Niente, non mezzo secondo è poco, troppo lontano. Dovrebbe provare ad avvicinarsi, poi rimanere attaccatissimo, ma secondo me non è vicino abbastanza. Orbiking, tra l'altro, è l'unico che è sulla stessa strategia di Matthew. Sì. Perché ciclista? Ah, ricollegato dopo. Basta. Lasciamo perdere. Sono le 0012 per tutti. Oh, magari se Matthew e Farris ci vogliono raggiungere subito dopo, ben venga, magari avvisiamo Gano. Sì. Una chiacchierata volante. Bortoloso, mamma mia, appena sono passati davanti è crollato Bortoloso. Intanto, giusto per curiosità, ho tradotto da un commento dalla chat sul canale YouTube di Liga: gli italiani sono dei parabeni. Ok, dal portoghese. Diventi in spagnolo, bisogna congratularsi con gli italiani. Però parabens, penso fosse meno Guy Alves. No, perché sì, stereotipi che rischiamo poi veramente di farci bagnare. Ecco, in portoghese dice bisogna congratularsi con gli italiani. Lo accetti. Infatti. Giù il cappello. Occhio Orbiking. Eccolo. No. Non vorrei che Bortoloso prendesse una penalità, non me lo auguro assolutamente. 4-9. Guarda, Viegas è vicinissimo. 5 secondi e 7. 6 secondi bene. E mezzo. Praticamente. Bene. Ammazza. Non è nato in relazione
difesa de posição, Serratão. Cadetto, Cadetto. Non dire le parolacce, chiamo la polizia. Mi stanno un po' deludendo, ti dico la verità. Sì. Dudu era partito bene, ma sta facendo una gara un po' anonima. Gli è andata malissimo con la strategia, che appena si è fermato è uscita la safety e tutti i davanti hanno fatto la sosta. Però è anche vero che era stato il primo a prendere penalità, si vedeva che forse era un po' più sul filo rispetto anche al suo compagno. Non so o che sta acontecendo, ma tem Bortoloso, tem o nosso querido Eduardo César, che vem aqui concentrata aqui o Dudu, viu? Vem concentrata. Rodri Zape, anche lui penalità. O Carlos Abreu. Siamo a 7 secondi, ragazzi, Bortoloso da me. Bene, 7-3. Attenzione, Bortoloso ha fatto un errore, eh? Ha perso posizione. Ah, peccato. Ma la regia. Ah, no, ha fatto un errore. Perché sono passati tutti. No, raga. No, è successo qualcosa. Perché sei toccato con Viegas. Sì, ha perso posizione. Sei toccato con Viegas. Ecco, abbiamo parlato di Dudu e è andato qua. Aspetta, vado a vedere nel map se ha danni. Ah, no. Come non è. Ah no! No! Ma anche no, direi. Se vuoi io non la possiamo affittare. Si sono presi. Ma la regia, chiediamo di legge. Che regia! Ma che sei, regia! Ma nemmeno Long fa una regia. Non mai consistente. Non tutti sono Flaminio che possono fare questo, guarda. Vedi? Fanno questo, poi fanno questo, poi fanno questo. I grandi mezzi. Allora, intanto, scherzando, ok ragazzi, Matthew c'ha 10 secondi di vantaggio sul terzo. Adesso sì, occhio Dudu. Oh mamma mia. Eccolo, è andato in overdose su Cupira di enfasi. La volata morbida di... Oh mamma mia, ragazzi. Attenzione. Allora ragazzi, me lo sento, questa la portiamo. Dai Luca. Paura, comunque c'è stato sorpasso di Viegas su Pat. Ah, Pat, adesso mi sono ricordato chi è, ce l'ho avuto davanti a Suzuka, mamma mia. Per un momento, per come stava andando la serata, visto che era inquadrato in questo momento Dudu, Barrichello tra virgolette, pensavo di aver letto Stream Elements, nonna Barrichello, rock and roll si è subato, cioè ha fatto il follow, no! Invece nonna Gerda, rock and roll. Nonna Gerda, rock and roll! Attento, intanto Flemin, nominato da Di Leggio come patrimonio addirittura dell'UNESCO. Dove dobbiamo fermare? Ah, questo non credo, Patrimonio dell'UNESCO non credo. Ragazzi, i nostri vanno alla grande. 10 e 8 credo abbiano guadagnato un secondo e due in un giro. Erano nel T1 person ha girato ancora discretamente lento, dovendosi difendere. Lascia senza penalità solo i nostri e Bortoloso. E Orbi King se la sta vedendo con Viegas, che ha voglia di rivalsa. Quindi al momento in pratica Meteo avrebbe 11 più 3, 14 secondi di vantaggio su Persson. Sì. Per assurdo adesso è quasi... potrebbe fermarsi prima di fine gara. No, se continua Bortoloso così, a fine gara si può fermare. C'è Bortoloso però è vicino. C'è vicino, 4 secondi da Dudu, quindi non so se basta. Le sbinate del doc. Comunque complimenti ai piloti che sono in pista, manco mezzo cambio di traiettoria, complimenti. Beh, ho visto un paio di cose. Marco si è messo la mascherina, si è messo. Per non guardare. Si è messo la mascherina sugli occhi, però. Ecco, nonna Gerda Rock and Roll. Ricordo che la nonna di Schumacher prima della gara andava in griglia e diceva: mi raccomando, stai attento e vai piano. No. Cosa stai? No, questo non lo so, nonna. Nipoti cari, guardate che la nonna vi osserva, se no più di scuraccioni ha detto senza cena, mi raccomando. Nonna?
Ok. Grande nonna. Già. Comunque GG anche a Farris, il DRS di Matthew l'ho tenuto. Sì. Notevole. Vabbè, adesso arriva anche il momento in cui un po' secondo me sta tirando il fiato Matthew. E un pochettino la media adesso inizia appena a crollare. La Hard è in miglioramento progressivo. La media dopo un pochettino comunque molla qualcosa. Ragazzi, comunque parli sì, Master sesto posto in qualifica, prima gara, da rookie. Qui sì, infatti non mi ricordo. Guarda qua che trenino. Guarda qua che trenino. Max, il buffonico, Aredes. Aredes, se sarebbero davvero le penalità, perché sono tantissime e ricostruire questa classifica è come ricostruire un vaso di coccio dell'esercito cinese. Infatti pure Michele dice potrebbe entrare Bob, vediamo. Intanto si sono scambiati, se prende Gap può rientrare, sono a 13 secondi e ne mancherebbero 10. No, aspetta, no, 2-2 a 12-8, c'è 3 secondi, quindi siamo a 15, 6 secondi, perché adesso ha superato 6 secondi. Però comunque poi tu lo devi passare, questa sera io non rischierei di dover passare qualche pilota. Ma c'è 6 secondi. È quello che poi punti. Il fatto che andresti a mettere la rossa, andresti come un razzo terra-aria. Lo so, però sai, come diceva giustamente Long, non fanno nessun cambio di traiettoria, quindi mi interessa. No, dicevo, prima Dudu però l'ho visto un po' indeciso, cioè su Persson che era a centropista, cioè a destra, sinistra, destra, e anche tu c'è dietro, non è che puoi fare 30 scelte, a un certo punto da un lato devi andare, altrimenti non attacchi. Ora non so se magari è lungo su Persson, Persson mi sembra che prima non aveva penalità, l'ha presa ora, perché prima non aveva penalità. Sì, la non vorrei che l'abbia presa quando si sono superati, magari per evitare qualche contatto. Perché era l'unico insieme a Bortoloso e ai nostri che non aveva penalità. Eccolo, anche Bortoloso. Eccolo. Ragazzi, siamo gli unici, Cheat. Guardate. Ammirate il lodo Lucone in tutta per la sua magnificenza. Dudu è più costante come passo, è rimasto lì, guarda. 12-8. No, adesso secondo me possono gestire. Piuttosto che consumare la gomma, gestisci un po', non l'ammazzi. Marco Bortoloso qui na quinta colocação, Villegas enquadrando. Non sarà un caso, poi magari la prendono in qualche modo, però. Allora, 6 secondi per Dudu e poi anche per Villegas, gli altri 3. Quindi Persson in questo momento è ancora davanti a Dudu. Guarda, io ti dico la verità, se accumulassi quei 20 2-23 una capatina e box la farei. Ma ormai 22 giri di 29, ne mancano 7. Con i 6 secondi se magari... in questo momento Matthew ha 19 secondi e ne mancherebbero 4. Sì, praticamente lui uscirebbe appena dietro e di un 4 secondi dietro uscirebbe più dietro. Più che altro per le gomme. Se non ha problemi si surriscaldano. Se non ha problemi... Occhio esterno! Bortoloso anche qua. Tra l'altro con chi è? Con Villegas? Dovrebbe essere sempre... Hanno tolto ora la... È intanto sempre Chiacchiere dallo scantinato, il nuovo libro di Sukupira. È lontanissimo. Entre os pilotos aqui, ó. Vamos voltar as informações na tela. Pra rapaziada poder. Tanto Mike chiede se ci fosse una quarta gara senza Digione sarebbe male. E Mark arriva col macete. Mi sa che da qua a fine anno non ce ne sono. Difficile, perché sì. In un modo o nell'altro una curvetta un po' stronzetta c'è su tutte le piste. Beviamo! Allora, vediamo. E vediamo qua. Mi sembra che Dudu sia più costante,
che a 12-9 sì. rimane più... ma è Persson che non ha passo rispetto a Dudu. Secondo me adesso davanti stanno anche gestendo più, ripeto, l'Hard è in costante miglioramento, cioè non ti lascia mai, non ti abbandona mai. La media un po' scende. Conviene rimanere così e portare così, arriva a gestire. Sì. Adesso hanno riguadagnato un paio di cimini. Insolito questo orario a mezzanotte e mezza, no, vedere la gara. Diciamo che l'orario sì, non è male format... perché è domenica. Sì, forse se era mezz'ora prima era meglio. Ma alle 11 non sono partiti purtroppo, partite 25. Occhio qua. Viegas con Bortoloso. Dudu dove Power 19 ecco. secondi, ma non lo so, non ho visto. Dudu 9 secondi o sbaglio, non ho visto se è arrivato il secondo avviso. No, nemmeno io. Puntual Games. Sei un ponto de diversão. Adesso oh mamma mia Costa. Russia senza TG, mamma. Ha rischiato sì. No, ma il distacco rimane ancora buono. È iniziato adesso il giro 25, Matthew. Esattamente. O Carlos Abreu vem na 13ª colocação. O Hector Pena na 14ª posição. 15ª posição. Nós temos o Triandre. Allora, occhio qua, Rodri Zapé e Triandrei. Oh mamma mia, aiuto! Oh mamma, eccolo là, ringhio. Madò, no, la fella è caduto. No, 3 secondi Farris. Peccato. Peccato. Vabbè, stavamo cercando proprio l'ultimo Highlander, il pelo dell'uovo. Matthew, è rimasto Matthew, che adesso per come si dice, ha lasciato andare Farris, infatti. Che succede? Ci fanno rivedere il sorpasso. Non proprio tantissimo spazio in uscita, ecco. Guarda qui. Bam. Diciamo che li vedo abbastanza rispetto ai campionati nostri, mi sembra che ci siano, come dire, delle Garibaldini. Manovre, ecco, più, come dire, Garibaldini, diciamo così. Dai, mancano 3 giri. Intanto Bikers Ita, grazie per il follow, Bikers, grazie per il follow. Sono esploso sul più bello. Raffaele, torna da noi. Raffaele, denuncia il tuo provider, non so chi sia. Beh, allora aspettiamo. Intanto è passato Villegas. No, in lotta con Bortoloso. È in lotta. Sì. Eccole, oh mamma. Guarda, no, c'è perché c'è Aredes e anche Ruffonico. Oddio. Max, qua sono tutti in gruppo. Attenzione, bandiera gialla. No, niente. Momenti di terrore. Sì, no, diciamo che la gara. Ma Aredes 3 secondi. Mentre ha preso per presidente. Ragazzi, no, fermi. Ha detto Flaminiu Presidenciu. No, aspetta, no. Ormai devo riprendere. No, ma non lo sono. Oh mamma. Devo riprendere. È più famoso il Presidente della Repubblica ormai. Mamma mia. No, lo riprendiamo perché io chiaramente sono in veste di emissario. Vediamo.
Allora, intanto davanti 1,6 Matthew, non so ora se è dovuto al calo della gomma. Che dici, Luca? No, stavo Non sentendo, cambia stavo nulla a livello di. Ci cambia nulla, diciamo, a livello di Eccolo. indifferenza. Ah, perché è stato Paolo ad andare a scrivere Flaminio for President, maledetto. Un abbraccio Flamin New da Italia, un abbraccio. E un abbraccio allora. Ah, sì. Pneu tá na capa da gaita. E olha só. Tá a 11.7. Metti uma sopra i 3 secondi. Secondi allora. Già sta controllando. Sì, ma Metti ormai sta facendo proprio gestione al massimo. Sì. Beh, guarda, ti dico, vabbè, aspettiamo un po' di tempo. Dobbiamo far riconoscere in qualche modo. Davvero un gran peccato per Alberto, ma ciò non toglie che ha fatto una grandissima gara. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Sì, ha fatto una grandissima gara. Come prima spedizione oltre oceano, diciamo che, fammelo dire, è stata una spedizione punitiva la nostra. Un po', no, vabbè, loro hanno insistito, hanno sempre detto no, è che voi loro hanno sempre insistito, ma come hanno fatto anche i ragazzi dell'SF1, no, venite perché ci servite, perché date importanza, voi siete veloci, siete un riferimento. E allora l'anno scorso si poteva perché l'hanno fatto ad agosto, ma chi viene ad agosto dopo 3 mesi di lockdown? Mi ricordo, ma ti dico la verità, mi aspettavo, non lo nego, mi aspettavo comunque gare molto più complesse, molto più competitive, poi magari la prossima sarà la prossima, per carità, ma alla fine è stata una gara abbastanza semplice, diciamo. Sì, fortunatamente la safety car non ha scombussolato troppo. No, no, ma perché i ragazzi ne avevano tanto, perché altrimenti non lo so. Grazie per il follow anche a Pigri91. E ci siamo, un giretto e mezzo. 2,7. Il colombiano sta la ultima volta già. Vabbè, ormai è Natale, Paolo. Total relax. È Natale. Questo sta arrivando la sfera. Sfidate nel dock. Per gustarsi queste ultime. C'ero io. Eccolo. Oh, mamma mia. 3 Andrei. Io onestamente sarei anche il premio uomo free play della gara e Matthew per senza penalità. Non so che vabbè, è l'unico sopravvissuto, l'Highlander. Si è messo secondo me apposta oltre 3 secondi. Sono davanti, sono arrivati davanti. 3-4, ora in questo momento è davanti. C'è un motivo se non 5. Ha finito le gomme, meglio infatti. Meno male che aveva 10 secondi. Sì. In tutti i settori. E ora noi stiamo nella ultima volta qui. O faz che vem aqui para fechar o Acosta. Beh, alla fine comunque la strategia ha pagato perché ha superato Bortolotto, l'avrebbe comunque superato secondo me, cioè comunque anche con le gomme secondo me più dure, magari ci impiegava di più. Sì, quello sì, eccolo. 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 Bravi! Bravissimi. Bravi! Bravissimo, ora interviste in ora interviste esordio. Interviste in brasiliano, vogliamo. No, adesso vediamo se riusciamo ad averli qui. Non so se Raffaele è provveduto a chiedere. Magari potremmo anche contattare Marco Grano, vediamo se lo ingegnere. Sì, sì, ma infatti adesso gli scriviamo su PSN. Eccolo. Vem ali o inglês da DRL para cruzar na 14ª posição. Nós temos a...
ali, muita gente, o Serrapão já tá de molho. Já esparramou ali pra acompanhar já a corrida. Avvisati, vediamo un po'. Ricordiamo che settimana prossima ci sarà sempre gara 2, sempre lo stesso orario. Quindi, sì, allora potete iniziarlo a segnare sulle agende, perché sono tutte le domeniche, 8 domeniche consecutive, si finisce la vera. Tutte le domeniche alle 23 noi siamo qui. Sono 8 gare. Ospiti diversi, 8 ospiti gare, diversi. Star internazionali la prossima settimana. È intanto arrivato, a proposito di star, attenzione, è arrivato Alessio. È arrivata la star, eccolo, dalla, eccolo dalla Sardegna, il attenzione, protagonista dal muretto. Intanto ci guardiamo il podio. Ciao ragazzi, Farris, eccolo, eccolo, eccolo. È arrivato Marco, mi sentite raga? Perfettamente, ti sentiamo, eccolo e ti vediamo. Eccolo, il nostro ingegnere vincente, bravi, ingegnere eccezionale. In realtà io non ho fatto nulla, ragazzi. Lo so, volevamo darti un po' di consiglio. Ma tu prenditi i meriti. No, no, senza di me non potevano vincere. No, io ho dato le dritte giuste, la media per superare subito Bortoloso è stata determinante. E più che altro c'era anche Mauro, Z Pro Mauro, quindi tutto il team AS in chat, in collegamento, P1, P2, una bella gara comunque, l'abbiamo dominata. Ma la strategia delle gialle chi l'ha, cioè, è stata un'iniziativa di Mattia oppure ne avete parlato? Allora, l'ha deciso Mattia perché eravamo troppo vicini per il pit stop, visto che eravamo a 8 decimi l'uno dall'altro, quindi sapeva che avrebbe perso qualche posizione e semplicemente ha deciso di mettere la media perché sapeva di riuscire a finire la gara, gli serviva soprattutto per sorpassare immediatamente Bortoloso. Infatti ho visto che ha sgomitato abbastanza. Sì, in realtà pensavamo di uscire dietro anche a qualcun altro, ma fortunatamente è uscito terzo. Avevamo paura di uscire quarto o quinto, invece terzo alla fine l'ha subito sorpassato e poi è stata semplicemente un controllo, anche per evitare i secondi di penalità. Se non sbaglio Mattia aveva due avvisi, è arrivato giusto anche Alberto che ha preso purtroppo 3 secondi, ma sì, aveva il passo per fare il gap e portarsi a casa la vittoria, comunque è meritatissima. Io ero lì a guardarmi e a godermi la gara, in realtà hanno fatto tutto loro. Attenzione, poi sono entrati. Ci sta raggiungendo qualcuno, attenzione. Sì, dovrebbero esserci, vediamo se ci sentono. Sì, vi sentiamo. Abbiamo i nostri uomini. Eccoli, sentiamo. Eccoci. Allora, eccolo. Eccoli. Eccolo Alberto, ho sentito Alberto. Sì, buonasera. Ciao Alberto, dovrebbe arrivare tra poco Mattia nella sua stanza con gli arcobaleni, se non ricordo male. Ora non vorrei... Sì, tra poco vi faccio vedere tutto. Ecco. No, dicevo Marco, ci aspettavamo comunque un di avversari più, diciamo, come dire, un pochettino più vicini, no? Come, anche perché in Australia non correvamo. La gara è stata preparata benissimo in questi 2 o 3 giorni, però giovedì c'è stata la gara della Massa e tutta la settimana si è corso comunque in Belgio, quindi l'organizzazione è stata veloce, quindi ci aspettavamo un livello. Sentiamo che dicono i brasiliani di noi, se sentiamo. Vediamo, dai. Aspetta, vediamo se riusciamo a carpire qualcosa. Volete per me, posso che trenare un po'. Mi sembra stanco il pilota Dudu, mi sembra stanco. Ha preso male Dudu, 9 secondi di penalità. Ha fatto quella strategia, si è fermato prima. Deu un po' di sorte lì che dopo il safety car ho capito voltando in secondo. Ma l'italiano voltò atrás di amarelo molto rapido, tentei segurare ele, ma stava molto più rapido che io. E aí tive un azar lì depois tu stai sentendo qualcosa, Luca? Ci stanno insultando? No, io sto sentendo, stavo parlando proprio della battaglia con Matthew, di quando aveva messo la gomma gialla, non aveva troppo di più, da quello che ho capito, quando con quella gomma. Lo sapremo domenica prossima, se non ci invitano in stanza direi che non hanno più. Ma è stato
voltas finais aí foi bom pra... In realtà abbiamo battuto la gara, effettivamente sì. ho capito. Esse, però, parabéns pela corrida de hoje. Ci dovevamo pensare agora prima. Contigo, secondo me stanno cercando di capire, secondo me. Perché alla fine si tratta di capire. No, abbiamo visto una gara di volare, io farei questa domanda. No, ma io ho visto una McLaren che è partita prima di tutti, si è attaccata a quella davanti. Non so. Ha fatto manovra. Una cosa Beh, intanto... Se voleva riposizionare, dice magari non mi ha visto nessuno. Intanto ti danno appuntamento in chat, buona trasmissione. Settimana prossima estamos, ci siamo di nuovo online, quindi anche loro... Un appuntamento settimana prossima. Tra l'altro, allora ci sentono i ragazzi? Ci sono Matthew e Alberto? Sì, 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 ci siamo. Perfetto. Allora, diteci voi, insomma, facciamo partire Alberto, dai. Ok. Per essere la prima, diciamo, internazionale, insomma. Sì, è andata abbastanza bene. Peccato per i 3 secondi, poi vabbè la strategia, la scelta di mettere l'Hard alla fine, si è rivelata essere vincente. Complimenti a Mattia che comunque è riuscito a reggere una media per tutti quei giri, non ci sarei mai riuscito, tanto che sono arrivato con l'Hard, col bolino giallo, in alto a destra nel DMF. Quindi già io ero abbastanza al limite, quindi posso immaginare la sua media. Per il resto passo tranquillo, ho cercato di non prendere avvisi quando ero dietro a Mattia, ho cercato di recuperare più airs possibile e poi dopo che ho preso 3 secondi ci siamo dati il cambio. Alberto, è un circuito che ti piace questo qua, se non sbaglio, perché in Master hai fatto un decimo da re in qualifica, eri sesto che... Sì, sì, diciamo che mi piace abbastanza, mi trovo abbastanza bene, ma questo forse è legato al fatto che sia la pista che generalmente... provo di più, ma che provano un po' anche tutti, quindi forse è dovuto anche a quello, diciamo, più familiarità. Beh, non è facile, è una pista un po' non semplicissima, diciamo, Alcuni trovano anche scomoda da guidare, tra virgolette. Sì, soprattutto per i cordoli, diciamo, che sono abbastanza viscidi. Sì, sono un po' traditori. Esatto. Matthew, visto che si parlava di gomme, c'era il dibattito in chat, con che percentuale sei arrivato? 75 alla fine, neanche troppo. Pensavo molto io, di più. Io i conti che faccio io mi dovete la retta, tutta matematica, c'avevo 4 io a matematica. No, non so, gli ultimi giri si sei sciallato tu o era la gomma che non ne aveva più? Perché di solito io ho preso sempre il 75 come una percentuale borderline, ecco. Allora, diciamo che facendo i calcoli dovevo arrivare con l'81-82 e quindi avevo un po' paura della foratura. Giusto. Poi appena sono riuscito a passare Alberto, comunque diciamo che non ho spinto troppo e sono riuscito a gestirla mano a mano, giro dopo giro. Poi ho fatto passare Alberto che aveva preso 40 e ne aveva di più e quando ho visto che comunque non lo reggevo ho solo cercato di gestirla e l'ultimo giro non ho toccato un cordolo, quindi diciamo che è andata bene. Avevo paura perché più che altro su questo gioco dal 70-75% esplodo un po' a caso se non va proprio in ordine di degrado, quindi c'è sempre un po' quella paura che ti esplode a caso. Ragazzi, ecco qua vi giro una domanda che... è un nostro grande enigma da quando l'abbiamo visto per la prima volta spuntare sulla webcam. State seguendo la diretta? La diretta loro? Avete il link per vederla? Sì, sì. Ok. Sì. Noi appena abbiamo visto Dudu, che è il ragazzino in maglietta bianca in alto a destra, abbiamo detto, non sapevamo che Fed era andato a correre in Brasile. Sembra Fed, ditemi di no che... È uguale, guardate ora, è inquietante, da una certa prospettiva è inquietante. Non so se Mattia e Alberto hanno però mai incontrato Fed, perché... non lo so. No, io no, quindi non so cosa ho fatto, però... Io non me lo ricordo Fed. Ma siete dei caproni, cioè io... No, più che altro stavo leggendo... dalla chat che parlavate di Dudu Barrichello. Sì, anche, vabbè, perché effettivamente la nonna di Barrichello.
No, Isaura. Comunque, me ero interessato a quello due paesi fantasmi della miniatura che ho messo il cerico al video. Rimetto. Aspetta. Tra i video correlati. No, volete. Ah, sì. Se volete c'è la top 10. C'è un po' di tutto, Dai giochi ai castelli. Una sogliola della fabbrica abbandonata. Bello, interessante. Siamo degenerati. No, abbiamo a Mattia, no, per la strategia hai deciso tu di mettere le gialle quando vi siete fermati, immagino. Sì, ero pronto sull'hard, però visto che quelli dietro erano vicinissimi e vedendo quello che mi era successo in Ungheria nella Master avevo un po' di paura. E quindi all'ultimo ho messo la meda e ho detto vabbè, come va va. Preferivo, diciamo, passarli subito e gestirla dopo che stare in mezzo al traffico e che mi fossero successe cose, perché già in qualifica avevo già visto cose un po' strane. Ma come la difesa di Bortoloso, come l'hai trovata? Hai fatto un bellissimo sorpasso. Diciamo che allora, è stato forse un po' troppo, diciamo che si spostava un po' in ritardo. Diciamo solo quello, questo. Perché... No, volevo avere la conferma perché la live sì, magari... Sì, sì, già laggava, in più si spostava un po' tardi. Quindi diciamo che all'inizio mi aveva un po' spaventato. Intanto Dario Scarpato vi fa i complimenti, grandissimi ragazzi, li avete sfondati. Bella gara, bravi complimenti, passo da alieni. Beh sì, bravissimi, veramente. La domanda è, prossima gara andiamo in Belgio, un circuito dove abbiamo appena corso, quindi teoricamente la preparazione dovrebbe essere, poi vedremo chi avrà tempo per correre, la possibilità mi sembra comunque ci sono piloti molto attrezzati. Là si prevede una gara forse un po' più complicata, immagino, secondo me, non so cosa ne pensate. Anche perché... Ma Mattia è già a conoscenza. Diciamo che possiamo schierare benissimo Michele. Bravo, ecco, Di Leggio ci ha anticipato, cioè long way in Belgio, sì, se non ci sono cambiamenti nell'ultimo ora nelle file dei Liga Online dovrebbe correre per una gara long way, magari fa la fine degli altri sporter che hanno corso contro il magari Fuzzi. Ecco, è uno stimolo quello è sicuro. Basta che non qui. Vabbè, ma non è che, cioè, voglio dire, non è che noi in Master abbiamo, corro io in Master, cioè ci sono... È questo, infatti, come dice Andrea, super piloti. È anche il bello di misurarsi fuori, perché non è che ammazzi le gare, è che ti rendi conto che comunque c'hai l'asticella tanto alta. Più che altro... Rivaluti anche quando corri con gli altri, perché magari tu nel nostro cammino impazzisci. Esatto. Ma com'è? Ma come faccio a arrivare decimo? E poi scopri che tu che arrivi decimo, magari uscendo dal seminato, dal recinto di fit, magari comunque di avversari non ne hai molti. Diciamo che secondo me magari ci darà sì, secondo me comunque conoscendo un po' anche il mondo degli esporter sicuramente ci darà magari un po' la paga in qualifica, ma penso che in gara non ne avrà tanto quanto ne ha in qualifica, secondo me. Ma che altro è quello sul 100 non so fino a che punto, non è un 100, è un 50, no? No, tutte 50. Però dico su un 100 secondo me anche questi piloti, diciamo, che sono comunque, diciamo, conosciuti, farebbero più fatica, perché sul passo gara secondo me piloti, ma lo stesso Mattia che in gara, diciamo che è più pilota da gara che da qualifica, ma non solo lui, diciamo che sono farebbero più fatica, mentre sì, in qualifica magari qualcosina in meno potrebbero averne, ecco. Sì, poi penso che comunque se Longhi avesse fatto la 100 in Belgio, adesso non voglio elogiare gente come Michele Smog, ma sicuramente non penso che avrebbe vinto di 30-40 secondi. No, no, anche io perché se vince 30-40 secondi su Michele Smogman aveva un aeroplano. Infatti. Quest'anno penso che neanche Fab darebbe 40 secondi a Michele, quindi no, la vedo dura per... No. Vabbè, vedremo settimana prossima, Luca. E vedremo, settimana prossima, insomma, poi annunceremo anche la nostra formazione. Come detto, è un appuntamento ormai fisso, quindi per le prossime 7 domeniche non prendete appuntamenti. Noi alle 23 siamo qua, facciamo salottino, chiacchieriamo, ridiamo e guardiamo una bella gara di azione di Formula 1 internazionale. Direi che siamo in conclusione, anche perché, ragazzi, no, qua si fa l'una. Non è mezzanotte neanche quando finiamo noi, ecco. Domani mattina bisogna alzarsi, quindi è meglio che chiudiamo. Ci sta.
Raffaele, vuoi chiudere tu al volo, tanto per? Ma ricordo giusto di passare sui vari social, ovviamente sul sito www.formatalentin.com, magari anche per gli highlights del buon Matthew, che carica di solito le gare complete, quindi potrete gustarvi sicuramente tutto quanto il GP, la lotta con Bortoloso, un po' laggante ma sicuramente molto emozionante, chiudere alla 11 ci ha voluto davvero tanto pelo, quindi ancora complimenti a Mattia e ovviamente complimenti anche ad Alberto Farisi per la splendida prestazione. Ringrazio quindi sia Mattia che Alberto per essere stati qui con noi in questo Moscara. Grazie Alberto, buonanotte. Grazie mille a voi, buonanotte. Ovviamente grazie anche a Mattia. Grazie a voi e grazie per avermi dato l'opportunità. Magari ci vediamo fra qualche domenica. Ed ovviamente anche allo splendido coordinamento con Marco Cano. Grazie Marco, buonanotte. Grazie, grazie a tutti, buonanotte. Molto bene, come detto vi aspettiamo sui social, qui su Twitch se vi scappa un follow, ovvero il sorpasso lì da pazzi, mostruoso, quindi arrivano i complimenti anche da parte di Dario, salutiamo tutto quanto la chat, è stata molto molto divertente come serata, speriamo di riproporla il prima possibile, come detto in precedenza da Luca, che ringrazio, ovviamente anche il buon Flaminio per la serata. Grazie a voi, come detto, a parte che ci vediamo dalla settimana prossima entrante, da domani si riparte subito Sport League, Pro League, Master, ed è un grande weekend perché siamo a Monza in Italia. Però domenica tutti qui, tutti a tifare. Un saluto e un ringraziamento anche al presidente Andrea Badolato. Presidente, è impegnato. Ciao ragazzi, grazie a voi, bellissima, bellissima serata, complimenti ai piloti, complimenti anche vabbè, ingegnere Marco Cano, che ha organizzato la, diciamo, la gara in questi due giorni scarsi praticamente. Quindi ci vediamo domani sera, buonanotte. Molto bene, ci vediamo sui vari social marchiati Fit, mi raccomando non appresso solo se formo un Italian Team non è live. Ciao, buonanotte. E credo gli unici sotto il 18 in qualifica, sotto il 19 in qualifica. Non ne avevano gli altri, non ne avevano. E becca sti spiccibus.